Viva la razza, amici appassionati di wrestling, pazzi, maniaci come me. Allora, quattro parole, quattro previsioni, veramente, quattro su Elimination Chamber. Allora, da quel che ho capito, e magari mi sbaglio, però da quel che ho capito questo pay-per-view è fatto da tre match e un evento, se così possiamo chiamarlo, la firma di Ronda Rousey per Raw. E gli altri tre match sono i due Elimination Chamber e Asuka contro Nia Jax. Allora, apro e chiudo parentesi Royal Rumble. Questa volta non ho fatto il video post Royal Rumble per motivi familiari, purtroppo. E dico solo che cazzo, ho beccato tutti quanti. Tutte le previsioni tranne quella degli Usos le ho beccate tutte, però vabbè. Ho visto troppo wrestling, l'ho detto a tutti. E oramai comincio a sgamare un po' delle cose, anche se magari non spoilerizzo. Non mi piace leggere delle anticipazioni, dei spoiler, delle cose su internet. Non mi piace, mi piace viverlo al momento. E insomma, alla fin fine, oh, le ho beccate. La prossima volta me le gioco. Quindi, nel caso, dopo sto video, se avete contatti, modo di poterli scommettere in America, oh, fatelo. Che cazzo, va a finire che becco pure stavolta. E chiusa parentesi, Royal Rumble, che comunque per concludere è stato un bel pay-per-view. I limiti si sono visti nella Royal Rumble femminile, perché purtroppo peso, altezza e insomma queste variabili che per gli uomini già sono un limite per alcuni atleti, per le donne insomma. E vedevo spesso, l'abbiamo visto tutti, che le donne uscivano fuori per prendere ossigeno per poi rientrare. E ovviamente insomma, vabbè. Lasciate il tempo, diciamo che è da migliorare, dai, lo promuovo come match per le donne, una bella novità. Vedremo l'anno prossimo se verrà riproposto, se sarà un only one. Detto questo, andiamo a Elimination Chamber. Allora, Nia Jax contro Asuka. Allora, dire che perderà Asuka è un azzardo, ma è impossibile. Cioè, io non posso immaginare Asuka sconfitta adesso, soprattutto da Nia Jax. Non me ne voglio, Nia Jax è una delle poche che l'ha messa in difficoltà, ma insomma, non è lei che deve. Magari la farà sudare, ma vincerà Asuka. Oppure ci sarà tipo un no contest, qualcosa del genere. E insomma, finirà così, penso io. Comunque vincerà Asuka in un modo o nell'altro, magari con un no contest o una squalifica o non lo so, un qualcosa del genere. E ci si potrà pigliare. Cosa, Nia Jax si potrà pigliare a un qualche cosa, magari se Asuka sceglierà di andare contro la campionessa di SmackDown attualmente Charlotte, che secondo me sarebbe un gran bel match. Insomma, se ne può parlare. E quindi comunque favoritissima assolutamente Asuka per l'Elimination Chamber femminile. Qua dico che oggettivamente ho Beh, non è semplice trovare una favorita. Perché comunque, intanto non si sa l'ordine di ingresso. E se per pura sfortuna Alexa Bliss entrerà tra le prime, oggettivamente non avrà vita facile, è già un match che è complicato. E io mi sono già schierato, ho detto che secondo me non adesso, è troppo presto, ma Sonya Deville farà la sua bella carriera. Adesso è un po' acerba, quindi non
Sonya Deville e l'ala bionda sicuramente non faranno nulla. Quindi restano le quattro favorite, se così le vogliamo chiamare, che sono Alexa e la Boss e Mickey James e Bayley. È da capire un po' questa alleanza, come funzionerà questa alleanza, con la Boss che comunque si è messa un po' contro tutti, anche contro Bayley che è la sua migliore amica, quindi non so come andrà poi nella narrativa del match. Penso in un tournel della Boss. E alla fin fine la favorita comunque resta Alexa Bliss. E francamente penso che sì, che vinca lei. Elimination Chamber maschile, non mi soffermo sul vincitore che sarà il 99,9% Roman Reigns. E mi soffermo su tutte le sfaccettature che questo match porterà. E il fatto che John Cena già è stato annunciato per Fastlane già insomma fa capire che lui non vincerà. E che se stai facendo un pay per view di Raw e già ti hanno annunciato per un pay per view di SmackDown, beh, non puoi vincere assolutamente. E non spero che si farà valere Elias proprio contro John Cena. E i vari Finn Balor, Seth Rollins possono fare match, il match lo faranno loro principalmente, ma alla fine cederanno uno dopo l'altro. E per me che sono un romantico del wrestling, prevedo questo, prevedo che alla fine resteranno Braun Strowman contro Roman Reigns. E molto semplicemente uscirà Kane da sotto al ring, distruggerà un po' tutti e due, ovviamente di più Braun Strowman, e farà vincere Braun Strowman per un match a WrestleMania, carriera contro qualsiasi cosa, per un ultimo match di Kane. Kane si sa che è da tempo che non c'è più. E quindi ci sarà questo match a WrestleMania e sarebbe un bel modo per crearlo, insomma. Quindi spero in questo. Spero che Elias faccia del suo meglio per andare per eliminare John Cena. Sarebbe una bella pubblicità per un eventuale loro match a WrestleMania, senza dimenticare Undertaker. Undertaker non si è del tutto ritirato, o perlomeno nella sua intervista non ha detto mi sono ritirato, non espressamente. È il match che sogniamo tutti da tanto tempo, John Cena contro Undertaker, quindi anche questo fatto, cioè nelle interviste alcune parole sono state a doppio senso, che volevano far capire nessun uomo vivo mi ha mai schienato, no? Ha detto John Cena, e qua abbiamo l'uomo morto, quindi chissà. Per il resto niente, il vincitore sarà Roman Reigns, Braun Strowman andrà contro Kane, spero in John Cena contro Undertaker, ma anche John Cena contro Elias non mi dispiacerebbe, è molto sottovalutato Elias. Gli altri faranno il bello e il cattivo tempo del match, magari un match a 3 a WrestleMania, Finn Balor contro The Miz contro Seth Rollins per il titolo intercontinentale, potrebbe essere il match della serata a WrestleMania. Ricordatevi queste parole. Va bene, dovevo dire 4 parole, ci ho messo 10 minuti. Vedremo stanotte. Ciao, aglio!